Siamo Maurizia Scaletti e Colum Donnelly. Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia, il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori. Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia. Voi mamme sbagliate. Voi papà sbagliate. Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli. Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast. Mamme e papà all'ultima spiaggia, bentornati. Oggi siamo qui per parlare della Giornata Internazionale del Caffè. So che è un argomento che sta a cuore a tutti e siamo qui per farlo in un modo speciale, nel senso che ne parleremo in un modo un po' diverso dal solito. Buongiorno mamme e papà, venite a bere un caffè con noi? Perché parliamo del caffè proprio oggi? Oggi è la Giornata Internazionale del Caffè e il tema di quest'anno è Caffè, il vostro rituale quotidiano, il nostro viaggio condiviso, che è stata una scelta ispirata dalla decisione delle Nazioni Unite di indire il 2025 come secondo anno internazionale della cooperazione, e per avere caffè sulle nostre tavole di cooperazione ce ne vuole tanto. Tanta. Anche perché a volte non sappiamo che cosa c'è dietro, no, alle cose che beviamo e che mangiamo. Ma veniamo a noi genitori, alla nostra quotidianità. Il caffè è un rituale quotidiano. Praticamente per quasi tutti, adesso non voglio esagerare, però direi per quasi tutti. E come lo beviamo questo caffè? Spesso di corsa, spesso tra mamme, parlo per me, tra mamme ci diciamo dai vediamoci per bere un caffè, e a volte è il caffè all'uscita della scuola o all'entrata della scuola, in quei momenti velocissimo perché abbiamo pochi minuti contati, e quindi è un caffè di corsa, è un caffè che non ci gustiamo, è un caffè che non ci ricorda il vero significato di questo rituale. E allora noi abbiamo pensato di invitare due amiche. Abbiamo invitato Margherita e Giulia, sono qui con noi e ci presenteranno invece il loro modo di vivere il caffè. Buongiorno a tutti e benvenuti, e siamo felici di essere qua con voi, grazie di averci invitato. Grazie a voi di essere venute. Grazie mille Maurizia e Colum di questo invito. Voi avete un'idea del caffè? Avete sviluppato un'idea del caffè? Avete portato qui in Italia un'idea del caffè molto particolare e diversa? Avete voglia di raccontarcela? Certo, molto volentieri. Allora, questa idea di gustarsi il caffè in modo diverso nasce da un viaggio che abbiamo fatto al nord, dove abbiamo scoperto un caffè diverso, un caffè lento, un caffè che invita le persone a prendersi del tempo per condividerlo, per chiacchierare, per parlare di cose piacevoli e rilassanti. Quindi un modo completamente diverso rispetto a quello italiano, dove il caffè è quasi una medicina, diciamo, per la velocità con la quale l'assumiamo. Quindi dopo questo viaggio abbiamo deciso di portare in Italia questa esperienza che ha un nome molto particolare, deriva dal termine Kaffi, che è un termine svedese che indica proprio il caffè, e che loro hanno invertito in questa metatesi e diventa quindi fika. Quindi con questo termine loro è proprio un'attitudine svedese di prendersi del tempo e condividere questo momento con gli amici o con i colleghi di lavoro. Per poter portare in Italia questa esperienza di caffè lento, abbiamo scelto di cercare una torrefazione che ci preparasse un caffè speciale perché è un caffè tostato chiaro, un caffè che viene preparato con un metodo lento, un caffè filtro. Da qui parte poi il nostro progetto Magnifica, che ci ha permesso di provare alle persone questo metodo lento per connettersi con se stessi e con gli altri. Grazie Giulia, è un progetto bellissimo che a me appassiona moltissimo e che ha portato anche alla creazione di alcune carte, giusto? Che aiutano a creare un rituale del caffè, Margherita? Sì, abbiamo voluto rafforzare quest'idea di prendersi il tempo di connettersi con le persone, quindi di fare una scelta proprio di vita, ovvero non è più il caffè al volo come dicevi tu con le mamme, con le altre mamme, ma è un organizzarsi intorno a questo momento a noi dedicato. E per rafforzare questo sentiment di rituale abbiamo creato le Coffee Ritual Cards, che sono 12 carte
E l'idea è quella che in 3 mesi ogni persona può integrare una nuova abitudine se con costanza si impegna. E quindi pescando una carta in settimana, random, diciamo, quindi la fortuna poi ci aiuta, la carta che ci aspetta è lì, le persone possono, attraverso queste 12 carte, passare le 12 settimane, quindi 3 mesi, a integrare delle abitudini, a rallentare, allo slowdown, andare nella natura per ricaricare se stessi, a godersi il tempo con gli amici, a fare attenzione quando si mangia. Insomma, ci sono una serie di suggerimenti pratici all'interno che invitano a, diciamo, l'attitudine a rallentare. Lo trovo molto interessante e soprattutto lo trovo una grande sfida, perché nella nostra cultura il caffè è legato alla velocità, alla pressione, alla fretta, al dover stare svegli, quindi forzando qualcosa che non avremmo voglia magari di fare perché vorremmo dormire. Invece qui il caffè diventa un connettore, tutto sommato, per noi rallentiamo, abbiamo a quel tempo la possibilità di guardarci intorno e di vedere che ci sono delle persone magari intorno a noi e anche interagire. E riprendiamo quindi il tema della condivisione, quindi diventa un momento di condivisione vera, e questo è molto interessante dal mio punto di vista. E noi sì, e questo lo ricerchiamo proprio come esempio che vogliamo dare. Infatti il caffè, che è un argomento molto trendy oggi, il coffee, diciamo, fashion, così, sta arrivando anche in Italia attraverso gli speciality coffee, attraverso tutta una serie di cose, quindi è anche un prodotto per i giovani. Però i giovani, diciamo, gli abbiamo insegnato che la vita corre, e invece questo nostro progetto li aggancia attraverso una cosa molto trendy, però poi li porta a fare delle riflessioni proprio più profonde, che sono quelle di prendersi il tempo e rallentare, anche se il mondo ci sta dicendo che stiamo andando tutti molto veloci con la tecnologia, con tutta una serie di, diciamo, circostanze che ci aggrediscono durante la nostra vita, no? E quindi ritagliarsi del tempo per fare delle scelte anche consapevoli, per noi è questo il messaggio che vogliamo dare. E questo è molto importante anche a livello familiare, a livello genitoriale. Noi ripetiamo spesso che siamo i modelli dei nostri figli, non ascoltano tanto quello che diciamo quanto guardano e vivono e diventano ciò che noi facciamo. E quindi non ci stancheremo mai di ripetere ai genitori che rallentare, condividere, trovare il tempo di stare con i propri figli, la propria famiglia, ma anche con i propri amici, è un modello importante da passare loro, perché è vero, li abbiamo abituati che tutto corre, che il tempo è denaro, questa frase terribile, no, però è a questo a cui siamo abituati noi e a cui stiamo abituando loro, e invece tutte queste occasioni in cui rallentiamo sono davvero preziose oggi come oggi. Certo, noi infatti abbiamo creato anche una box il cui messaggio è regala tempo, regala emozioni. Quindi quando noi regaliamo, l'idea è quella che se una persona regala il nostro caffè, che si ispira appunto al rituale del caffè filtro e della fika svedese, quindi di prendersi il tempo di rallentare, regalando questa box regala tempo, regala emozioni. Quindi, oh, che bella gusto. Cosa, bellissima. Quindi è un bene di lusso. È un po' un bene di lusso, sicuramente sì, perché il tempo è un lusso, il rituale è un lusso, certo, sì. E poi diciamo che la coccola che si fa attraverso questo caffè, che diciamo non l'abbiamo sufficientemente spiegato, ma è un caffè adatto all'abbinamento col cibo, quindi è un caffè che si presta anche a una colazione lenta, perché ci deve essere qualcosa che ci coccola insieme. La fika è sempre un'attitudine di convivialità a gusto, ma a gusto inteso come bere e mangiare, quindi ci sono diverse ricette, insomma, che noi invitiamo i nostri fruitori del caffè a elaborare, anche noi le insegniamo nei nostri eventi che facciamo. E questo discorso del lusso ci permette di ritagliarci una bolla del tempo solo per noi, con le persone che desideriamo coinvolgere. Ma questa è la vostra professione o vi occupate di altro? In realtà noi no, nasciamo come consulenti di marketing, quindi il caffè è semplicemente una passione che viene da lontano e che poi abbiamo scelto di rendere la nostra passione di vita, quindi dedichiamo il nostro tempo perso, che per noi è un tempo di valore, nella creazione di eventi e occasioni per spingere, invogliare, stimolare le persone proprio a rallentare e a dare valore anche alla pausa caffè.
La nostra esperienza, dove viene fatto il nostro caffè, che è a Trieste, quindi il luogo del caffè per eccellenza, diciamo, il nostro caffè viene fatto lì. Nelle nostre, diciamo, vacanze che facciamo nella zona di Trieste, del Friuli, abbiamo imparato questa voce che diceva Giulia del tempo perso, questa parola del tempo perso, e loro la usano in maniera positiva, mentre noi magari invece che siamo più nordici, più trentini, insomma, la usiamo in maniera negativa, cioè il tempo perso per noi è un tempo buttato, per loro invece il tempo perso è un tempo dove io lo dedico a quello che per me ha valore, a quello che per me è la mia passione, alla mia crescita. Quindi quello che diceva Giulia, ci teniamo molto a sottolineare che diciamo siamo delle super fan del tempo perso, invitiamo le persone a perdere il tempo per invece quello che si vuole raggiungere, quindi per le proprie passioni. Quindi invitiamo tutti i genitori a stimolare bambini e ragazzi a godersi il tempo perso, perché se il tempo perso è questo, è importantissimo anche per la crescita e per lo sviluppo. Si dice spesso, no, che dovremmo restituire ai bambini il diritto alla noia, però come dicevi tu, anche questa parola nella nostra testa ha un'accezione negativa, ti stai annoiando, quindi non va bene, e invece va bene, va bene annoiarsi, va bene rimanere a guardare il soffitto, sarebbe meglio sdraiarsi in un prato e guardare le nuvole, ma insomma, se non è possibile, va bene guardare il soffitto, perché tutta la nostra parte di cervello creativo e di immaginazione in quei momenti fluisce ed esplode. E se poi riusciamo a farlo facendo qualcosa che ci piace, quindi diventa tempo perso, questa cosa mi piace moltissimo. Bene, ti comunico subito che utilizzerò molto di più il mio tempo perso. Ottimo, Maurizia. Io sono già il boss del tempo perso, quindi non c'è problema. Sono molto sereno. Anzi, è vero. Adesso preparerò il caffè. Bravo, bravissimo. Volevo chiedertelo se puoi preparare il caffè per le nostre ospiti, per noi e per le nostre ospiti. Così vediamo se ho capito bene come si prepara. Ah, ecco, volete dirci qualcosa sulla preparazione? Due parole? Certo. Allora, questo caffè è un caffè tostato chiaro, quindi è un caffè diverso da quello che siamo abituati a consumare nella moka o come da caffè espresso. Viene macinato leggermente più grosso rispetto alla polvere per l'espresso. Viene poi inserito all'interno di un filtro di carta che viene sorretto da un dripper, si chiama, quindi da una sorta di imbuto, oppure all'interno viene inserito all'interno di una caraffa. Bisogna poi portare l'acqua a una temperatura elevata, ma non a ebollizione, quindi siamo circa intorno ai 90 gradi, e poi con un gesto molto costante e circolare andiamo a versare l'acqua sopra la polvere del caffè. In questo modo il caffè inizia poi a gocciolare e si crea questa tazza molto aromatica e molto avvolgente. A noi piace molto fare i nostri laboratori, che facciamo per le aziende o per gruppi che sono interessati, far fare ad ognuno il proprio caffè e sentire come, a seconda dell'attenzione che io metto nel procedimento che ha raccontato Giulia, quindi pur avendo la stessa quantità di acqua, la stessa quantità di caffè, siamo nello stesso ambiente, però a seconda di come io muovo il polso e faccio, diciamo, questa attività di percolazione, si dice, quindi l'acqua che filtra attraverso il caffè, e a seconda dell'attenzione che metto, il gusto è completamente diverso, quindi un caffè risulta più amaro, uno più dolce, uno più amabile, uno più forte, e quindi questo ci porta anche a fare un'attività che noi facciamo spesso di team building nelle aziende, per far capire che il livello di attenzione che io metto è proporzionale ai risultati che ho poi nel mio lavoro, nella mia vita, nelle mie relazioni e così via. Dove possiamo approfondire il progetto, l'idea e tutto quanto? Allora, noi siamo molto attive sui social, abbiamo sicuramente una piattaforma web dove vendiamo anche il nostro caffè, che è www.magnifica.it, e poi a seconda dei canali che utilizziamo siamo più o meno, diciamo, orientati a raccontare il team building piuttosto che a raccontare degli eventi ludici che facciamo. Quindi per esempio su LinkedIn, che noi siamo attivi anche lì, abbiamo una pagina dedicata invece a una verticalità dove spieghiamo il motivo per cui si fanno questi laboratori. Invece su altri canali, tipo adesso dico Instagram, spieghiamo invece un pochettino di più le relazioni, gli eventi che facciamo, e spingiamo di più l'invito a incontrarsi per vivere insieme questo momento. Quindi cerchiamo Magnifica con la K, questo è da sottolineare. Bene, allora io manderei Column in cucina insieme a Giulia, perché tu farai il caffè e Giulia ti supervisionerà, così vediamo se hai capito bene. Mi suona molto pericoloso, ma accetto la sfida. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie Maurizia, grazie Column. Grazie a tutti, ciao.